Ahmed, Maryam e Sema tornarono da scuola felici e contenti. Mamma, papà, abbiamo preso ottimi voti a scuola. Oh, congratulazioni, figli miei. Io sono la prima della classe. Io invece la seconda. Anch'io sono il secondo della classe. E lode appartiene ad Allah, cari miei. Questa è una bontà di Dio e voi meritate una speciale ricompensa per l'impegno e la dedizione che ci avete messo nello studio. Oh, e di che ricompensa si tratta? La ricompensa sarà un bel viaggio nella città delle meraviglie. Grazie, papino. Ho sentito tanto parlare di questa città dagli altri bambini e ho tanta voglia di visitarla. Io ho già visto le foto di questa città in alcune riviste e mi sono piaciute tanto. Il vostro desiderio sarà esaudito, figli miei, inshallah. Quando partiamo, papino? Domani, inshallah. L'indomani tutta la famiglia parte felicissima verso la città delle meraviglie. Dopo aver guidato a lungo, iniziarono a farsi vedere da lontano dei bei castelli dalle luci variopinte. Ecco, quella là, figli miei, è la città delle meraviglie. Tutti entrarono da un meraviglioso portone, rimanendo incantati per la grandezza, bellezza e la forma che aveva. La guida del parco ha accolto calorosamente la famiglia augurandoli il benvenuto e dirigendoli verso la sala d'attesa. La famiglia si sedette in uno spazio bellissimo, preparato apposta per l'accoglienza dei visitatori, dove venivano presentati alla città, consegnando a tutti un volantino di informazione. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Benvenuti alla città delle meraviglie. Questa è una città affascinante, composta da 8 porte d'ingresso, costruite tenendo presente il grande numero di visitatori. Ci sono tanti castelli e in ciascuno di loro meravigliosi laghi artificiali. C'è un giardino dedicato a chi piace cantare. Ci sono alberi che si muovono a telecomando e che nascondono tra i loro rami sorprese per i piccoli che si possono arrampicarsi per averli. Ci sono anche case fatte di cioccolata e biscotti, dove puoi mangiare quando ti pare e piace. Ogni giardino ha molteplici giochi e tematiche, tutto sotto la cura di un custode che è sempre al servizio dei visitatori. I muri delle camere da letto si spostano, così si può andare in ogni posto del castello restando sdraiati. Il tetto della camera si può aprire per vedere i giochi dello spazio. Ci sono mongolfiere di ogni tipo che hanno la forma del castello, delle nuvole e delle macchine, le quali le puoi usare per girare la città. Ci sono i videogiochi e tante bellissime sorprese con le quali potete divertirvi. Per dipingere i muri della città e gli edifici abbiamo usato il color oro e argento, miscelato ad altri colori, rossa e verde, per rendere l'ambiente più bello. Gli alberi sono pieni di frutta fresca della stagione, dove potete prendere gratis tutto quello che volete. Nei nostri ristoranti potete trovare cibo tipico da vari paesi del mondo, mentre il servizio è sempre attivo. Al mercato potete trovare tutto quello che avete bisogno, ogni tipo di meraviglia da tutto il mondo. Ci sono parchi dedicati ai giochi elettronici, alle avventure all'aperto e a ogni tipo di attività che vi piace. Per ogni bambino c'è una macchina o un cavallo che lo possono usare per andare dove vi piaccia. Il lavoro non smette mai in questa città durante le 24 ore. Mammina, voglio vedere tutto, subito! Mammina? Ma questo è davvero fantastico! Tutto questo è una cosa da non credere. Gloria ad Allah, mia cara moglie. Tutto questo mi ha portato in mente la descrizione del paradiso. Cosa c'è al paradiso, papino? Vostra madre può raccontarvi tutto più tardi. Sì, certo. Dopo aver visitato l'intero giardino, vi racconto tutto, se Dio vuole. La famiglia iniziò la visita in questa fantastica città per gustare tutte le meraviglie. Dopo una giornata festiva e gioiosa, la famiglia ritorna al castello affittato. Intanto, Ahmed continua a fare domande sul paradiso. Figlio mio, che c'è? Non sei contento? Sì, tanto. È solo che
I prezzi sono costosissimi. Però in questa città possiamo godere di tanti benefici. Anche in paradiso è così? Sì, solo che in paradiso il prezzo per avere tante bontà sono le nostre buone azioni. Ma domani vi racconto di più sul paradiso, inshallah. Quando la famiglia entrò al castello rimase meravigliata dalle tante bellezze. La descrizione della guida era vera. Anzi, la realtà era meglio della descrizione. Lode ad Allah, mia cara consorte. Se tutto questo che hanno costruito le persone è così bello, neanche oso ad immaginare quello che Allah stesso ha creato al paradiso. Papino, può davvero esistere qualcosa più bello di questo? Sì, amor mio. Al paradiso ci sono cose che non abbiamo mai visto e delle quali non abbiamo mai sentito parlare e cose che la nostra mente non ha mai immaginato. Papino, io ho già visto prima giardini bellissimi, ma questo è il più bello di tutti. Durante la strada per venire qui ho immaginato tante cose, però adesso che li vedo con i miei occhi posso dire che è assolutamente tutto più bello. Devi sapere, figlia cara, che il paradiso è il più bello in assoluto, più bello di tutto quello che puoi mai vedere, sentire o immaginare. L'indomani, mentre passeggiavano nella città delle meraviglie, i genitori raccontarono ai bambini del paradiso. Vorrei che ognuno di voi pensi ad un desiderio bellissimo che sia impossibile da realizzarsi. Va bene, siccome sono il più grande, inizio io. Vorrei essere come Superman, volare dappertutto. Avere castelli in ogni angolo della terra e visitarli ogni volta che voglio. Vorrei avere ogni tipo di macchina sportiva da usare per guidare, immergermi e volare. Vorrei riuscire a portare questa città delle meraviglie a casa mia, da divertirmi ogni volta che voglio. Se hai finito, adesso è la volta di Mariam. Io vorrei essere una bellissima regina circondata da molte amiche principesse. Vorrei avere molte carrozze con cavalli alati e tanti vestiti belli e colorati che si abbinano con il colore dei miei capelli. Vorrei avere una splendente corona che luccichi come le stelle nel cielo. Vorrei avere un lago pieno di cigni, i quali mi portassero a visitare le mie amiche. Vorrei giocare con i miei amici sopra le nuvole. Vorrei avere alberi dove al posto dei frutti spuntino vestiti e regali. Vorrei avere degli alberi i cui frutti siano di cioccolato, succo di frutta e di splendidi giocattoli. Adesso è tempo di iniziare il nostro viaggio verso Paradiso, il quale è stato preparato come ricompensa per i suoi fedeli da Allah, amore della mamma. Il Paradiso è un bellissimo posto destinato ai credenti dopo la morte, che siano anziani o giovani. Là nessuno sarà stanco, tutti saranno felici e nessuno sarà malato o povero. Chiunque potrà avere quello che desidera e la tristezza non esisterà. Il paradiso è la ricompensa di Allah e Lui ricompensa meglio di chiunque. Quindi, mammina, significa che io posso realizzare tutti i miei desideri che ho raccontato poco fa? Sì, figliolo, e non solo, puoi avere molto di più di quello che tu riesci ad immaginare. Ma il paradiso esiste già adesso, papino? Sì, Semma, il paradiso esiste ed è perenne. Il nostro amato profeta Muhammad, pace su di lui, ha visitato il paradiso durante il viaggio di Isra e Miraj, accompagnato dall'arcangelo Gabriele. Lui è andato fino al settimo cielo sotto Arsh, il posto dove risiede Allah, gloria a lui l'Altissimo. Dovremmo noi pregare e digiunare in paradiso? No, figlia cara. La venerazione viene richiesta solo in questo mondo terreno, dove tutti i fedeli si impegnano a soddisfare Allah, seguendo i suoi ordini divini e gli insegnamenti del nostro amato profeta. Se le persone passano con successo il provino di questo mondo, allora il paradiso sarà per loro ricompensa da parte di Allah. Allora, mammina, insegnaci tutto, in modo da obbedire ad Allah e avere il paradiso come sua ricompensa. Va bene, figli miei, vi racconterò come possono guadagnare i fedeli il paradiso. Saranno gruppi di persone felici e contenti. Il primo gruppo che entrerà in paradiso avrà i volti che assomiglieranno alla bellezza della luna piena. Un altro gruppo avrà i volti splendenti, come le stelle nel cielo. I volti lucenti delle persone saranno in base alle loro opere compiute.
speriamo di far parte del primo gruppo. Poi la gente arriverà davanti agli 8 cancelli del paradiso. Ad accoglierli saranno gli angeli stessi, congratulandosi con loro di questa splendida ricompensa. Perché ci saranno 8 cancelli, Papino? A causa delle differenti adorazioni che le persone hanno fatto ad Allah. C'è la porta di nome Rayyan, destinata a chi digiuna il mese di Ramadan e a chi segue la tradizione del profeta Muhammad, digiunando volontariamente. C'è poi anche la porta della preghiera, dove faranno parte coloro che sono stati attenti a pregare sempre nel momento giusto e nel modo giusto. Ci saranno ovviamente altre porte, con nomi e significati specifici. Allora, io penserò solo a digiunare. Non pregherò e nemmeno andrò a fare il pellegrinaggio, il Hajj. Basta entrare in una delle 8 porte del paradiso e poi posso andare dove voglio, no? Dimmi un po', mio caro Ahmed, se uno studente passa è il migliore in lingua, però viene bocciato nelle altre materie, può essere promosso al seguente anno scolastico? No, mammina. Appunto, figliolo. Il musulmano deve tenere presente ogni obbligo ordinato da Allah. In questo modo entrerà al paradiso da quella porta dove le buone azioni prevalgono. Se una persona è stata eccellente in tutte le adorazioni, allora può scegliere di entrare da ogni porta del paradiso che vuole. Una tale persona è Abu Bakr, fido compagno del profeta Muhammad, pace su di lui. Chi sarà il primo ad entrare in paradiso, Mamina? La risposta a questa domanda è una bella sorpresa per tutti voi. Il primo sarà il nostro amato profeta Muhammad, seguito dai fedeli musulmani. Grazie a Dio, mammina. Al paradiso ci sono i gradi e ogni grado è migliore del precedente. Mi dispiace per il poverino che avrà il grado più basso al paradiso. Chi potrà mai essere, mammina? Prima di rispondere alla tua domanda, vorrei sapere da te. Se una persona diventa re del mondo intero, quanti castelli può possedere? Forse 1000, oppure 2000, o forse di più, mammina. Quanti giardini, quanti servanti, quante carrozze d'oro, quante navi, macchine o aerei può avere lui? Non saprei contarli, penso davvero tanti. Figliolo caro, la persona che avrà il grado più basso in paradiso, che tu lo consideri poveretto, avrà il bene di 10 re del mondo. Gloria ad Allah, che è veramente generoso. Pensa un po' a quello che avrà il grado più alto del paradiso. Questo, figliolo mio, lo sa solo Allah, lode a lui l'Altissimo. Abbiamo parlato delle porte del paradiso e amore della mamma. Adesso però, sapete dirmi come sono costruiti i palazzi in paradiso? Sì, mammina. I lavoratori mettono i mattoni, uno sopra l'altro. Si aggiunge cemento e altri mattoni. Poi si dipingono i muri per sembrare più bello. Così si costruisce un palazzo in questo mondo. Però in paradiso i mattoni sono d'oro ed argento e tra loro c'è profumo di musk. Lo vedete quanto sono belli e che buon profumo hanno i palazzi al paradiso? Le vie sono fatte di perle bianche e di avorio rosso. La terra, profumo di musk bianco, l'erba e di zafferano rosso. Quanto mi piacerebbe vedere il paradiso, mammina. Sì, Maria, è un posto che tutti dovrebbero vedere. Il paradiso è molto grande, a 100 gradi. Più siamo obbedienti ad Allah, gloria a Lui l'Altissimo, e più gradi avremmo. Non sono uguali chi ha risultati ottimi con chi riesce solo ad essere promosso. Cos'altro c'è al paradiso, mammina? In paradiso ci sono tanti tipi di giardini, con bellissime piante senza spine che hanno un verde perenne. Non serve una precisa stagione per sbocciare i frutti. Ogni volta che si prende un frutto dall'albero, subito viene sostituito da un altro simile. Ci sono piante che hanno i vestiti come frutti. In questi bellissimi giardini ci sono fiumi che scorrono e il più bello di tutti è Kauthar, che Allah gloria a lui l'Altissimo lo ha dato in dono al nostro amato profeta.
Davvero il paradiso è bello come in questa città dove ci troviamo noi? Di più, perché è stato creato da Allah, mentre questa città è stata fatta dalle persone. È lo stesso fiume al quale si riferisce il Corano? Sì, lo stesso. Tutti quelli che hanno seguito gli insegnamenti del nostro amato profeta Muhammad saranno dissetati lì nel giorno della risurrezione. Il fiume Kauthar è lungo quanto un mese di camminata ed è altrettanto largo. Il suo colore è bianco come il latte e ha un sapore dolce come il miele. Ci sono tanti bicchieri intorno a questo fiume, tante come le stelle nel cielo. Parti di questo fiume scorrono sotto i castelli dei fedeli. Ci sono fiumi di ogni tipo, di miele, di latte, di acqua e di vino. Di vino, papà? Ma come? Le bevande alcoliche non sono proibite? Sì, piccolo mio. Gli alcolici sono proibiti in questa vita perché ti confondono la mente. Però in paradiso Dio ha creato le bevande che non fanno male alla salute, pure quelle alcoliche. La mente non viene offuscata. Così come sono differenti gli edifici e le altre cose tra mondo terreno e paradiso, la stessa cosa è anche con il vino. Avrà ognuno di noi la propria casa oppure vivremo tutti nello stesso posto? Se Dio vuole, ognuno di noi avrà dei bellissimi castelli, diverse case e grandi e magnifici tendoni. Al paradiso ci sono castelli d'oro e d'argento. Volano bellissimi uccelli, scorrono fiumi e le nuvole spruzzano profumo. Ci sono cibi e bevande di ogni genere. E se tira vento, non si rovinano i tendoni? No, amore della mamma. Il vento al paradiso è calmo e non porta danni. Disperde per aria un buon profumo e non fa alzare la polvere. Le tende del paradiso sono fatte da bellissime perle bianche e da seta. Ci sono posti comodi e belli dove sedersi oppure sdraiarsi. Si può trovare quello che si desidera. Se chiedi qualcosa, lo avrai subito. Guarda, papà, com'è bello questo uccello! Ci sono gli uccelli in paradiso? Sì, figlio mio. Gli uccelli del paradiso sono grandi, belli e hanno il collo lungo. Le loro ali sono colorate e hanno una voce bellissima quando cantano. La loro carne è deliziosa e sono coperti di un buon odore. Ho una curiosità, mamma. Che tipi di cibo ci sono al paradiso? Il cibo, figlia mia, sarà migliore di quello che tu possa immaginare. I frutti hanno un gusto squisito. Anche se sembrano come quelli di questo mondo, la grandezza e il sapore è diverso. Ogni volta che tu prendi un frutto, subito viene sostituito da un altro. La carne dei volatili al paradiso è gustoso, diverso da quello che proviamo noi. Allora potrò mangiare tanti dolci, grazie a Dio. Ah, scusa mamma, ho un'altra domanda. Dopo tanto mangiare, avremo bisogno di andare al bagno, no? Non avremo bisogno di andare al bagno, perché gli escrementi verranno fuori come il sudore, emanando un odore buono di profumo. Adesso una domanda da parte mia. Come ci vestiremo in paradiso e come sarà il nostro aspetto? Al paradiso sia le donne che gli uomini avranno un bellissimo aspetto e una bellissima fisionomia. Avranno la forma del padre dell'umanesimo, cioè il primo uomo sulla terra, Adamo, pace su di lui. L'altezza sarà 60 avambracci e tutti saranno felici. La loro età sarà di 33 anni. Belli, occhi scuri, non ci sarà bisogno di truccarsi. Gli uomini non avranno la barba, mentre i loro vestiti saranno fatti di seta che arriva dalle piante del paradiso. Le persone del paradiso avranno preziose gioiellerie dorate e di perla, come ricompensa di aver obbedito agli ordini di Allah. Per gli uomini queste cose erano proibite nel mondo terreno, perciò al paradiso è tempo di gustare i frutti della pazienza. Quindi io potrò indossare braccialetti d'oro in paradiso? Sì, figliolo. Ma questo non viene permesso per gli uomini in questo mondo, vero? Sono cose proibite per gli uomini solo in questo mondo, mentre in paradiso nulla è proibito. Mammina, guarda questo mercato dove stiamo passando adesso. Ci saranno in paradiso mercati del genere? Sì, amore mio. Al mercato del paradiso non ci sarà bisogno di vendere o di comprare qualcosa.
puoi prendere quello che vuoi senza bisogno di pagare. Ogni venerdì le persone del paradiso faranno visita al mercato. Si sentirà un buon profumo, loro potranno prendere quello che vogliono e dopo ogni visita diventeranno più belli. Scambieremo visite all'un l'altro al paradiso? Sì, amore mio. Gli abitanti del paradiso faranno visita all'un l'altro, restando insieme e facendo conversazione. Ricorderanno il tempo passato alla vita terrena e il modo su come Allah ha guidato loro alla retta via. Loro lo ringrazieranno di aver vissuto secondo gli ordini divini, seguendo gli insegnamenti del sacro libro, Corano, e del tanto amato profeta. Nella loro conversazione si mostreranno felici di non aver seguito il diavolo. Ma io potrò vedere la nonna al paradiso? Come sarà il suo aspetto? Le donne che entreranno al paradiso non saranno più anziane. Allah darà loro l'età della gioventù. Al paradiso ci saranno anche le huri. Indosseranno vestiti bellissimi, vivranno in sontuosi castelli e avranno una servitù pronta ad obbedire. Incontreremo tutti i nostri cari che sono morti prima o dopo di noi. Cosa sono le huri? Sono bellissime fanciulle che Allah le ha create apposta per il paradiso, mentre le mogli dei fedeli saranno più belle rispetto a loro. Perché le mogli dei fedeli saranno più belle rispetto alle huri al paradiso? Per il fatto che la donna in questo mondo ha obbedito agli ordini divini, ha tenuto il velo, ha pregato, ha digiunato. Lei ha passato con successo il test in questo mondo, mentre le huri sono state create apposito per il paradiso senza passare nessun test di prova nel mondo terreno. Il paradiso è una ricompensa per aver seguito la retta via in questo mondo e le huri sono parte di questa ricompensa. Grazie a Dio in paradiso potrò trovare ogni cosa che mi garba. La famiglia continuò a passeggiare nei bei giardini, pensando ognuno al paradiso e alle bellezze indescrivibili che Allah avesse creato per i fedeli. Ad un tratto, il piccolo Ahmed si ferma vicino ad una sorgente pensieroso. Mammina, cosa succede quando muore un bambino? I bambini dei fedeli entrano subito al paradiso. Il profeta Ibrahim, che la pace sia con lui, e sua moglie Sara, che Allah sia compiaciuto, si prenderanno cura fino a quando non li restituiranno ai propri parenti nel giorno del giudizio. Dormiremo al paradiso? Come mai questa domanda, mio piccolo Ahmed? Vorrei gustare ogni cosa in questo posto senza perdere tempo dormendo. Ahmed, al paradiso non ci sarà bisogno di dormire, perché non esiste il giorno e la notte in paradiso. Vivrai in luce perenne, perché la stanchezza non esisterà. Questo è davvero fantastico! Non ci direi di dormire perché bisogna alzarsi presto alla mattina. Con tutte queste cose belle non vorrei morire mai in paradiso. Amore della mamma, al paradiso non esiste la morte, non ti preoccupare. Fantastico! E allora quando ci andiamo? Oggi. Oggi? Com'è possibile questo? Amore della mamma, la strada per arrivare al paradiso inizia in questo mondo. La preghiera, il digiuno, la carità, le buone opere con le persone, l'amore che mostriamo verso il nostro amato profeta e verso la nostra religione, ci fanno avvicinare verso il paradiso. L'onestà, l'amore di quello che fai e l'amore verso la patria, l'amore verso i tuoi fratelli e le sorelle è un passo in più verso il paradiso. Ogni opera buona avvicina i fedeli al paradiso. In questo mondo siamo viaggiatori verso il paradiso. Noi abbiamo una speciale guida che è il Sacro Corano e il percorso tracciato dal profeta, pace a lui. Solo Allah sa però quando arriveremo. Quando un musulmano muore, si apre una porta affacciata al paradiso. Allora vorrei morire al più presto. No, 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 piccolo mio. I musulmani non desiderano la morte. Solo Allah sa quello che è meglio per noi. È Lui che stabilisce l'età da vivere. Più viviamo e più opere buone possiamo fare.
Colui che vive 70 anni avrà fatto più buone azioni rispetto a uno di 30 anni. Pensa a due persone di 20 e di 10 anni. Il più grande avrà il diploma dell'università, mentre il più piccolo quello della media inferiore. Quindi chi avrà gradi più alti al paradiso? Il più grande, mammina. Cos'è meglio per noi lo sa solo Dio. Impegnati tanto ad obbedire agli ordini divini e lascia Allah a decidere quanto vivrai. Potrò vedere i profeti e gli angeli al paradiso? Avrò la possibilità di abbracciare e baciare il nostro amato profeta Muhammad e ringraziarlo? Li vedremo, amore della mamma, se Dio vuole, inshallah. Potremo vedere anche Allah al paradiso? Sì, tesoro mio, lo vedremo. Lui ci parlerà e ci darà in dono qualsiasi cosa che chiederemo, perché ci vuole tanto bene. Sento un grande desiderio di vedere Allah, il paradiso, l'Euri. Sento nostalgia del nostro amato profeta e di ogni altra cosa che si trova in paradiso. Avete visto cosa ha preparato Allah per coloro che lo amano e che seguono la via tracciata dal nostro amato profeta? Sì, papino, anche noi amiamo Allah e seguiremo i suoi ordini seguendo la via del profeta. Oh Allah, perdonaci quando sbagliamo e aiutaci a obbedirti, dandoci successo per avere il tuo compiacere. Raccontaci, mammina, cosa dobbiamo fare in modo che Allah sia contento delle nostre azioni? Chi è la persona più saggia che Allah stesso lo ama? Il nostro amato profeta. Allah ha insegnato a lui e gli ha ordinato di insegnare all'intera umanità. Bravo! Chi ci ha creati, chi ci fornisce, chi ci difende dalle difficoltà, chi è colui che ha creato l'intero mondo e tutto quello che lo compone? Chi ha creato il paradiso e la bontà che esistono lì per noi? È senza dubbio Allah, mammina. Allora, chi merita di essere amato, adorato, ringraziato? A chi dobbiamo obbedire e chiedere quando abbiamo bisogno? Solo ad Allah, mammina. Lui è vicino a noi tanto da ascoltare il battito del nostro cuore. Se Lui desidera darci qualcosa, nulla lo può ostacolare. Esiste un solo e unico Dio e non c'è altra divinità eccetto Lui. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere, mammina? Bisogna amare il nostro profeta, pace su di lui, e il modo migliore per dimostrarlo è amare e obbedire Allah così come lui ci ha insegnato. Lui ci ha insegnato il modo come pregare, che il numero di rakat della preghiera di Maghrib è 3. Non dobbiamo fare 4. Ci ha insegnato a digiunare il mese di Ramadan e non un altro mese. Il nostro profeta è il più saggio tra le creature di Allah. Su ogni cosa dobbiamo chiedere come ha agito Lui e poi seguire lo stesso esempio. Allah vuole essere obbedito secondo il modo in cui lo ha fatto il nostro amato profeta, pace su di Lui. Tra le opere più importanti sono la preghiera per 5 volte al giorno, il digiuno di Ramadan e il pellegrinaggio, Hajj, almeno una volta nella vita, per chi ne ha la possibilità. Bisogna ascoltare i parenti, parlare in modo educato e comportarci bene, in modo che le persone possano provare piacere a stare insieme a noi. Bisogna seguire la retta via. Il modo migliore per fare tutto ciò è imparare come si può, perché solo la luce della sapienza ci può guidare verso il paradiso. Loda ad Allah, mammina. Questi obblighi sono così semplici da adempiere quando pensi al fantastico paradiso che ci aspetta e noi saremo parte, inshallah. Tante grazie, mammina, di questa spiegazione. Non avrei mai immaginato che esistesse un posto più fantastico rispetto alla città delle meraviglie che abbiamo visitato. Adesso capisco che il paradiso è meglio di tutto. Mi impegnerò al massimo di avere il paradiso come ricompensa delle mie azioni e di fare il meglio per compiacere Allah. All'alba dell'indomani la famiglia partì presto per ritornare a casa. Da quel giorno Ahmed, Maryam e Semma sono stati attenti a compiere le loro preghiere al tempo giusto, a digiunare il mese di Ramadan,
ad aiutare i bisognosi, a obbedire ai genitori, a dire sempre la verità e a imparare tutto quello che ti avvicina al paradiso.